aumentare le royalties e i controlli per evitare di penalizzare i lavoratori e poi, ma non ultimo, istituire un osservatorio regionale capace di ottemperare sia ad una funzione di ispezione e regolamentazione che ad una di promozione delle acque minerali e termali lucane. Sono queste le considerazioni di Singetta, API, che è intervenuto ad un convegno organizzato presso il centro termale di Rapolla, ha auspicato l'immediata revisione da parte del Consiglio dell'attuale legge regionale in materia di acque minerali e per uso terapeutico, risorse preziose per lo sviluppo della Basilicata, che ha dichiarato l'esponente, attraverso il recupero di centri un tempo importanti per le cure termali come Tito, Tramutolo, San Cataldo di Bella, si proietterebbe al di fuori dei confini regionali, riducendo o eliminando del tutto la migrazione sanitaria, il cui saldo è pesantemente negativo per oltre 1 milione di euro.